No, non mi sono pentita assolutamente. Con un po' più di freddezza e meno emotività l'avrei impostata in modo diverso, ma sempre con la finalità che la procura doveva entrare nelle officine, che il fascio di luce radente doveva essere rivolto verso il vero problema del disservizio, che è una carenza di manutenzione, che è la fatiscenza dei mezzi. La sindacalista e autista ATAC Micaela Quintavalle è ad un passo dal licenziamento dopo oltre 80 giorni di sospensione. Un provvedimento preso da ATAC per aver leso l'immagine e la reputazione dell'azienda con le sue dichiarazioni. Sono stata sospesa a tempo indeterminato. È arrivata poi la lettera di destituzione, quindi ad oggi sono destituita. La destituzione è l'anticamera del licenziamento. Sino a che io non sarò licenziata, di fatto non posso nemmeno utilizzare la nostra preziosa patente per fare un altro lavoro. Quindi in questi quasi 3 mesi io ho vissuto della generosità e delle collette dei cittadini e degli autoferrotranvieri. L'azienda dice che io ho violato il codice etico ed è vero. Perché ogni azienda ha un proprio codice etico. Quello che viene magari detto meno è che il sindacato Cambiamenti M410 da circa 5 anni denuncia tantissime problematiche alle istituzioni e agli organi addetti. Sicuramente io in quell'occasione, nella trasmissione Le Iene, ho sbagliato i modi. Quando c'è la vita della gente di mezzo non c'è codice etico che tenga, c'è prima il codice civile ed il codice penale ed una nostra etica personale. No, non mi sono pentita assolutamente. Con un po' più di freddezza e meno emotività l'avrei impostata in modo diverso, ma sempre con la finalità che la procura doveva entrare nelle officine, che il fascio di luce radente doveva essere rivolto verso il vero problema del disservizio, che è una carenza di manutenzione, che è la fatiscenza dei mezzi. Il 10 agosto è stata fissata un'udienza, sarà un'unica udienza dove il giudice potrà accettare o rigettare il nostro ricorso. Mi sento sicuramente Davide contro Golia, qui abbiamo un'azienda mastodontica con degli avvocati assolutamente preparati. Ho tantissima fiducia nei miei avvocati, ma soprattutto credo nella giustizia, nel mio sindacato e nella giustizia. Quindi sì, spero che giustizia venga fatta perché io credo di essere nel giusto.